Giuseppe Minardi, che solo lo scorso giugno era stato riconosciuto responsabile insieme al fratello Giovanni dell'omicidio di Domenico Cutè, è stato condannato a 30 anni di carcere. Il gruppo Monia De Francesco ha deciso una condanna inferiore a quella proposta dal sostituto della DDA Maria Pellegrino, che invece aveva chiesto l'ergastolo. Come ricostruito dalla polizia, alla base dell'omicidio ci sarebbero state presunte false rivelazioni dell'uomo per scagionare il figlio da una rapina finita nel sangue in cui venne ucciso un commerciante. Cutè fu ucciso a Piazza San Matteo, il cuore del rione Giostra, a gennaio del 2000, un'esecuzione in piena regola con l'esplosione di 3 colpi di fucile da caccia. Un caso riaperto e chiarito dalla polizia solo pochi mesi fa. Giuseppe Minardi, oggi 42enne, è ristretto nel carcere di Sulmona, dove sta scontando l'ergastolo per omicidio doloso, associazione mafiosa, estorsione, rapina, furto, cessione di stupefacenti, ricettazione, detenzione abusiva di armi, favoreggiamento personale e altri reati. Quando aveva soli 16 anni, uccise Maurizio Mento ed è stato condannato per quel delitto a 18 anni di carcere. Nel 2000 è stato ammesso alla libertà condizionale vigilata e ha formato un team di fedelissimi con i quali però ha organizzato e diretto strategie delittuose. È stato poi arrestato 3 anni dopo, quando aveva un ruolo di primo piano nell'associazione mafiosa capeggiata da Galli. Minardi ha contribuito infatti a dare vita al collaborazionismo tra le cosche messinesi.